Ciao a tutti ragazzi, sono Narcos e bentornati a questo secondo episodio del Imparando con Narcos. Quest'oggi analizzeremo un replay mandato dal signor Alpha, che appunto sarà questa partita sarà uno ZvZ giocata sulla mappa Neo Planet S, che è una mappa, devo ammettere, abbastanza simpatica, tutto sommato, ha un po' di... cioè un po' un delirio, perché una seconda base si può prendere abbastanza facilmente, però la terza è un po' un casino da prendere, anche questa qui, perché ci sono un sacco di spazio, guardate qua, entrate da qua, entrate da qui, entrate da qua, cioè è un delirio da difendere. Comunque questo video qua l'avevo già registrato. Il problema è che, essendo io un genio, ho renderizzato il video. Poi ho detto, ma sì, tanto neanche l'ho controllato il video, l'ho cancellato, il video, diciamo, originale, appunto, quello proprio registrato con Fraps. Ho detto, tanto il video funziona, sono andato a rivedermi il video renderizzato e si sentiva di nuovo... tipo una cosa così, sempre qualcuno che mi scurreggiava nel microfono, non so per quale motivo. Quindi mi tocca registrarlo di nuovo. E niente, quindi analizzeremo questo replay. Mi scuso innanzitutto con il signor Alpha per averlo fatto aspettare così tanto per vedere questo video, però e anche con voi perché non carico video da un bel po'. Però insomma sto avendo veramente tanti problemi tecnici ultimamente sia con Sony Vegas che con Fraps, quindi niente, mi ritocca di nuovo andarlo a registrare. Comunque, questa partita qua ho intenzione di vederla completamente nella visuale di Alpha, ovvero tutto quello che vedrà Alpha. Leviamo anche la tabella di produzione perché così nessuno citerà. E visto che non me la ricordo tantissimo questa partita, cercheremo un po' di analizzare le tue scelte, diciamo passo passo, ok? Quindi vedremo un po' che cosa deciderai di fare. Se non sbaglio, l'apertura che tu vuoi fare in questa partita qui è un Hatchery First. Wow. Davvero? Non hai la pozza? No. Un Hatchery First. Perfetto. Allora, innanzitutto, nello ZvZ, Hatchery First non è assolutamente una scelta. Perché? Perché subito non è una buona scelta fare Hatchery First nello ZvZ? Semplicemente perché ci sono un sacco di all-in che il vostro avversario Zerg può fare. Fortunatamente per te, tu grazie al tuo drone hai scoutato che la pozza va giù a un timing, diciamo, normale, quindi 15 pozza, probabilmente 15 gas e poi espansione. Metti che il tuo avversario fa un 10 pull, un 11 pull, 12 pull, 13 pull, qualsiasi cosa, tu ti trovi in un veramente, veramente in un delirio. Perché? Perché lui avrà gli Zergling molto più veloci di quelli che avrai te, avrà la speed più veloce, molto più veloce rispetto a quella che hai te, e non hai nessuna chance di salvare l'espansione, proprio nessuna, 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 ok? Fortunatamente mi sa che il tuo avversario qua era un po' un pelino ritardato, o comunque... vabbè, ritardato è una parola troppo grande. Comunque, probabilmente non ti ha messo tantissima pressione, anche perché probabilmente avresti perso. Niente, vedremo un po' come si svilupperà. Quindi, l'apertura che io consiglio nello ZvZ è 15 po anzi 15 gas, pozza subito dopo il gas, un drone e poi espansione. In questo modo qua potete avere sia una speed veloce, vi dà la possibilità appena la pull finisce, minando subito il gas, di avere quei 100 di bespene già subito per produrre la speed. Poi ovviamente poi sta a voi la scelta. Se continuare con i Banneling, quindi continuare a minare il gas, oppure semplicemente evitare di minare il gas e andare molto più Zergling heavy, cioè cercare la speed e andare molto Zergling heavy, ok? Un'altra cosa che io consiglio nello ZvZ, innanzitutto l'overload nella naturale va bene. Ok, il secondo overload in genere va messo nella naturale, tu lo fai benissimo, però va bene nel TVZ e nello ZVP, ok? Contro Protoss e Terran. Perché? Perché il Terran vi può fare un bunker rush, e io ricordo che gli edifici Zerg non danno visione quando sono in costruzione, ok? Quindi l'overload vi dà la possibilità di vedere tutto quello che c'è intorno. E nel Protoss semplicemente perché vi può fare un cannon rush intorno alla vostra espansione, quindi voi lo potete vedere, pullate semplicemente i droni e siete a posto. Nello ZvZ, praticamente non c'è niente che vi può fare l'avversario vicino all'Hatchery, ok? Diciamo che sì, l'unica cosa che vi può fare proxy è un Hatchery, anche lui. Però credo che non possa farlo, semplicemente perché non ha veramente senso, ed è uno spreco di minerali, ed è una cosa che io non ho mai visto fare. Probabilmente neanche Dragon ha mai pensato di farla, e che per chi non sa chi è Dragon è uno che trolla.
Lui è master o grandmaster, sì, grandmaster mi pare negli Stati Uniti e master in Corea. Quindi lui trolla, però insomma nessuno vi farà mai un proxy hatchery. Quindi nello ZVZ non ha assolutamente senso utilizzare questo overlay qua. Nello ZVZ invece è molto molto più interessante fare una specie di linea tra la vostra base e la base del vostro, cioè la vostra base, stiamo osservando Alpha in questo caso qua, la vostra base e la base del vostro avversario con degli overlord, fare una linea, ok? In maniera che mettete, che ne so, un overlord qua, un altro overlord qui, un overlord qui e un altro overlord qui, ok? In questo modo qua voi riuscite a vedere esattamente tutti i movimenti delle sue truppe, almeno finché non tira fuori o le muta o le idra. In quel caso lì è meglio che i vostri overlord tornino vicino alla base. Vedendo appunto, avendo questo map control qua, mettete che avete un overlord qui, un altro overlord qua e un altro overlord qui e un altro overlord magari in questa posizione qua, o addirittura anche qui, ok? Voi cosa fate? Avendo appunto come ce l'ha Alpha in questo caso qua, o forse ce l'ho io attivato. No, ok, forse ce l'ho io. Comunque, Alpha ha questa tipo di abilità che si attiva appunto con questa cosa qui, che voi spawnate sempre in verde, il vostro colore sarà il verde, e il vostro avversario sarà sempre in rosso. Questo vi aiuta in maniera veramente, veramente notevole. Intanto mi arriva un messaggio, come sempre, da anche se non date tanto occhio alla minimappa, perché magari non state sempre qui a guardare la minimappa, comunque l'occhio vi cade, ok? Perché se voi vedete una macchia rossa che si sposta, anche se voi state guardando proprio lo schermo qua, ok? Voi vedete una macchia rossa che si avvicina in questo punto qui, o in questo punto qua, proprio vi salta all'occhio, ok? Poi magari tu buttate un attimo un occhio, cliccate lì, vedete degli zergling che si avvicinano, dite ok, stanno arrivando degli zergling, siete mentalmente preparati, ok? E vi posso assicurare, ragazzi, che se voi siete mentalmente preparati a un attacco che sta per arrivarvi, quindi non vi riesce a colpire, a dare quell'effetto sorpresa, voi sarete molto molto più in grado di difendere la vostra posizione, ok? Magari morfate un paio di banneling in più se vedete che sono tonnellate di zergling che si avvicinano. Oppure semplicemente mettete la regina in hold qui per evitare che vi faccia un rambai nella base, eccetera eccetera eccetera. Tutte queste cose qua, vedere quello che fa il vostro avversario prima che sia qui, perché se voi lo vedete nel momento in cui arriva qui, voi non avete la preparazione, ok? Perché lo vedete e dite cazzo sta arrivando, ok? E qui io l'ho visto arrivare, per esempio i più bravi magari splittano gli Zergling, alcuni attaccano qui, metà me li mandano in base, vi mangiano tutti i droni, voi potete dare tranquillamente il GG o comunque anche se non date il GG perché siete abbastanza bravi a difendervi, vi trovate comunque in uno svantaggio perché siete in uno svantaggio a livello economico, siete in uno svantaggio nel numero di droni e comunque avete subito anche psicologicamente l'attacco degli Zergling, ok? Se invece voi li riuscite a vederli, che ne so, per esempio qui, ok? Dite con l'overlord, cavolo, ci sono degli zergling che si stanno avvicinando. Ok, allora cosa devo fare? Prendo la regina, la metto in hold qui per evitare che ci siano rambai nella main. Morfo magari un paio di banneling qua, due o tre banneling in più. Magari metto degli altri banneling qua. Aspetto che lui si avvicina, perché in questo momento qua io lo aspetto, ok? Porto magari la regina un po' in mezzo ai droni per evitare che venga accerchiata e sniperata il prima possibile. E nel momento in cui arriva, dice: ah, io sapevo già che stavi arrivando. Ti manda addosso i banneling. O comunque, ho la regina qui. Lui magari ha fatto sempre lo split che vi ho detto prima. Fa lo split. Arriva qua, c'è la regina che lo blocca. Qua ci sono altri 2-3 banneling che avete morfato. Una volta che si sono stati morfati questi banneling, spostate la regina, attaccate quei banneling, puff, puff, e il push del vostro avversario è stato completamente respinto, ok? Comunque, procediamo con il replay. Overlord, posizione degli overlord, ragazzi, ricordatevelo. Alpha, mi raccomando, utilizzalo. Allora, qui che cosa vedi? Vedi che c'è una spina, ok? Un impalatore. E ancora nessun gas. Vai a controllare ancora. Ok, ne nessun gas, nessuna espansione per il momento. Questi zergling qua, io in questo momento qui, ok, ha tanti zergling, ok, ha un bel numero di zergling. In questo momento qua, ok, buono lo Spore Crawler. In questo momento qua, io produrrei anche, utilizzerei ancora questa larva qui per fare altri zergling. In questo momento qua, molto più che utilizzare questo lanciaspore. Questo impalatore, ok? Ci sono due motivi semplicemente perché vi ho detto questo, ragazzi. Il primo motivo è che tu comunque hai visto che lui non si sta espandendo, o comunque non hai idea che si stia espandendo. Questo overlord qua magari potrebbe essere un pelino più avanti, perché tanto è difficile che ci sia una regina qui. Quindi con un overlord un pelino più avanti sapresti se si sta espandendo.
Cosa hai visto? Hai visto un impalatore, hai visto un gas tremendamente in ritardo rispetto al tuo, ok? In questo momento qua tu dovresti già avere la speed in ricerca, però probabilmente te ne sei dimenticato. Quindi vuol dire che la tua speed sarà incredibilmente più veloce della sua, ok? Perché il suo gas è arrivato estremamente in ritardo. Il tempo che lui mina il gas, che ricerca la speed, è tutto. Tu hai sicuramente minimo, quasi forse un minuto di vantaggio sulle sue unità. Ok? Quindi hai sicuramente i tuoi Zergling saranno più forti dei suoi. Magari lui ne avrà in numero maggiore, perché sta minando più minerali. Ok? Però semplicemente va bene. Ok? Sei in una buona posizione, puoi difenderti. Hai un'espansione che è già costruita. E in questo momento qua va benissimo. Ok? Perché io ti ho detto che preferirei che magari queste due larve qua fossero Zergling al posto di questo impalatore qui? Semplicemente perché tu avrai una regina adesso che sta per essere costruita. Ok, un impalatore, se non sbaglio, vediamo un po', costa, sì, 100 di minerale, ok? Questo vuol dire 4 Zergling, che potresti fare con, per esempio, con queste due larve qua, o addirittura anche con queste, ok? Tu hai visto che in questo momento qui lui ha uno svantaggio in tech, ok? La tua speed, metti che tu a questo punto qua avresti ricercato la speed, sei a 4 minuti e 50, ricerchi la speed probabilmente già da un po' perché hai bancato altri 28 di gas. Metti, vediamo un po', forse 4 e 20 arrivi a 100. Ok, vediamo quanto arrivi a 100. Ok, ora sei a 4 minuti e 37. Qui puoi ricercare la speed e hai lo stesso i minerali per farti la regina. E per farti anche questi Zergling qui, ok? Tu ricerchi la speed. La speed sono 110 secondi in gioco. Questo vuol dire che tu aspetta, non mi far fare brutte figure. Credo più o meno 5 minuti e 30. 6 minuti? 5 minuti e 30 più o meno. Tu hai gli Zergling con la speed, ok? Lui ha un gas che sta adesso per finire. O comunque l'ha scautato che adesso stava per finire. Vediamo un po' a che punto è, ok, sta quasi per finire. Il tempo che mina il gas, che ricerca la speed, hai almeno uno se non 2 minuti addirittura di vantaggio sulla tech, ok? Quindi, torniamo di nuovo nella tua visuale. Immagina se, appunto, al posto di fare il secondo impalatore qua, dovessi fatto Zergling, ok? Hai al momento 5 larve, ok? Sei supply bloccato. E questa è una cosa che leggermente ti può urtare, abbastanza ti può urtare. Se magari tu fossi come lui, in questo caso qui a 26 di supply, avresti la possibilità di fare ancora magari questi Zergling e anche questi qua Zergling. Ok? Stai producendo un drone e altri due impalatori, probabilmente perché sei supply bloccato. Ok? In questo caso qua perché sei supply bloccato. Però appunto, al posto dell'impalatore, produci Zergling. Ok, Zergling, Zergling, Zergling. Perché? Lui che cosa può avere in questo momento qua? Abbiamo visto che lui può avere, almeno da quanto abbiamo scoutato, non abbiamo assolutamente idea del Roach Warren. E questa è una cosa che è probabilmente un piccolo spoiler che abbiamo fatto. Abbiamo visto che fondamentalmente lui ha un impalatore. Vediamo di nuovo nella tua visuale. Ha un impalatore e più o meno 4-5 Zergling abbiamo visto prima che hanno ucciso il tuo drone. Ok? Tu in questo momento qua sei a 4 Zergling. Ok, 4 Zergling più altri questi qua arriveresti a 8 Zergling più magari anche questi qua arriveresti più o meno a un totale di 12, forse 14 Zergling. Ok, con la speed a praticamente 5 minuti e 30. Io cosa avrei fatto in questo caso qua? Tutti questi Zergling qui li avrei mandati innanzitutto a controllare se c'è una naturale. Ok, e se ha una naturale, gliela snipero. Ok? E mi porto in un vantaggio clamoroso. Ok? Clamoroso, clamoroso, clamoroso. Ok? Perché? Perché sicuramente lui ha meno Zergling di te. Non hanno la speed. Quindi i tuoi Zergling sono incredibilmente più veloci e incredibilmente più forti. Perché speedling contro slowling. Non so come chiamarli. Vincono gli speedling. Perché possono circondarli molto più velocemente. Sei in una buona posizione. Però tutte queste cose qui, che sono leggermente mancanti nel tuo gioco, ti lasciano un attimo indietro, ok? Appunto perché non hai questo modo di pensare sulle cose.
Ok, comunque andiamo semplicemente avanti, vediamo appunto la tua scelta. Ora probabilmente dovresti produrre un overload, infatti adesso produci un overload. Questo impalatore qua è messo incredibilmente bene, perché tu vedi esattamente tutto. Ok, poi forse io l'avrei messo leggermente qui per produrre la rampa, però comunque qua è più difficile da sniperare perché non... Ok, Spinecrawler a manetta, che cosa ti ha fatto paura? Questi minerali che tu hai speso sono 200 di minerali. Ok? Sì, tu non hai idea che lui non si stia espandendo, quindi pot ti potrebbe fare un one base all in, ok, da Zergling. Must Zergling con la speed incredibilmente in ritardo, perché tu l'hai scoutato che il suo gas è incredibilmente in ritardo rispetto al tuo. Ok? Quindi in questo momento qua, che cos'è che ti ha spaventato? Hai visto 4 Zergling? Metti che in questo caso qua potresti avere, non so, mettiamo anche 12 Zergling, come nella tua posizione, ok? Ha una base, perché tu non hai ancora scattato che lui l'ha preso nel naturale, però noi possiamo vedere, ta-ta, ok? Ce l'ha. Lui ha 6 Zergling, esattamente quanti dovresti averne te. Anzi, ti ripeto come prima, che se tu avessi usato quei minerali lì, al posto di buttare questa cosa qua, e avessi fatto Zergling, come stai facendo in questo momento, queste tre larve qua, tutti Zergling, al posto di fare questi qui, tu saresti schizzato più o meno a 15-18 Zergling, ok? Ergo, butti giù tutta sta roba qua, perché c'hai la speed, che tu non stai ricercando perché ti sei dimenticato, ok? Butti giù l'hatchery, o comunque gli butti giù la queen nel caso fosse già spawnata, butti giù l'hatchery e semplicemente ti ritiri. Ok, e in questo momento qua, techi al layer, prendi il secondo gas, droni sulla naturale e in questo momento qua butti giù gli impalatori, perché lui ti dovrà sicuramente fare del danno di ritorno, ok? Perché lui si ritroverà in una situazione in cui la sua hatchery viene sniperata, quindi niente più hatchery, si ritrova una base contro due, ergo è indietro. Ok, l'unica cosa che può fare per riequilibrare la situazione è farti del danno a sua volta. Quindi probabilmente ti pusherà Zergling, Blatte, Baneling, eccetera, eccetera, eccetera. Allora butti giù i due impalatori per essere iper mega ultra imba safe. Mentre droni, semplicemente, e ti tieni con gli Zergling che avevi, diciamo, ritirato dal tuo attacco, che è stato incredibilmente un successo. Ti ritiri nella tua base, hai gli Zergling, magari anche, hai anche un nido dei Baneling, e in questo momento qua, dronando sulla tua seconda, avendo due gas qui, e appena puoi, prendi il terzo e il quarto gas, puoi arrivare a teccare a muta incredibilmente veloce, veloce, ok? Proprio boom! Tu puoi arrivare a 12 minuti, 15 minuti, con 10, 15, forse anche 18 muta, ok? E dagli l'ammazzata finale, perché anche se lui magari butta giù dei lanciaspore, tu hai gli Zergling, ok? E hai i Baneling, che appunto servono per eliminare le sue forze di terra, eliminare i lanciaspore, affinché le tue muta possano effettivamente distruggere tutto il resto, ok? E quindi diventa un easy win. Appunto perché tu devi capire i suoi errori in questa partita qua, è stato il suo gas incredibilmente in ritardo, la sua tech incredibilmente in ritardo, ok? Punire il suo errore è il tuo unico obiettivo in questo momento qua, punire il suo errore. Intanto sta tuonando come non so che cosa, non so se l'avete sentito, però è sceso tipo un tuono della Madonna, tipo Zeus, no? Che ha distrutto lo stadio delle Alpi qua, il Juventus Stadium, vaffanculo, quello che c'ho vicino a casa. Comunque, queste cose qui sono incredibilmente importanti. Capisci la tua posizione nel game. Nello ZvZ è molto capire la tua posizione rispetto alla sua, quale delle due sei in vantaggio, ok? In questo caso qua, tu sei in vantaggio sulla tech, ok? Sei in vantaggio sulla tech perché? Perché hai un vantaggio sulla speed se l'avessi ricercata quando eri a 100 di gas. Quindi a questo minutaggio qua, tu
più o meno 5 minuti, no, forse esattamente non so quando possa colpire, forse 5 minuti e 30, 5 minuti e 45, credo, se non, la mia matematica non è sbagliata, avresti avuto gli speedling, ok? E vediamo un po' lui che cosa ha a quel minutaggio lì. Comunque, continuiamo con semplicemente il tuo processo. Ovviamente questa regina qua va a uccidere il drone, va a uccidere l'overlord, è un'ottima scelta. E ora qui stai producendo degli altri Zergling. Ora, anche qua, in questo caso qui, tu sei a 250 di Vespene, guardate qua. Ok. Questo è tutto Vespene che tu non stai investendo. Io ti ripeto, ora probabilmente ti sei accorto che, e infatti, la speed a 6 minuti. Hai annullato completamente il tuo vantaggio. Proprio l'hai buttato nel cesso. Ok. Ora tu sei a 172 di Vespene. Ok. Ritorniamo alla situazione ideale di prima, in cui tu hai gli Overlord piazzati. Adesso in questo caso qua lo piazzerei qui, l'Overlord. Ok. Questo Overlord qua va strabene, perché comunque vedi che c'è la cacca. Vedi la cacca? Sai che c'è un'espansione. Tu a questo minutaggio qua, credo, se la mia matematica non è sbagliata, che hai circa 18 ling, non hai due lanciaspore. Non hai assolutamente due lanciaspore. Hai due basi. Hai 18 ling. Hai la speed. Prendi questi ling, glieli mandi qua. E guarda che cosa ha lui. Ha 6 ling. Esattamente nella situazione di prima. Probabilmente nel tempo che arrivi lì avrà una regina. E nient'altro. Nient'altro. Ok. Addirittura, buttandogli giù quell'overlord, l'hai mandato in supply block. E infatti, papà, no, papà, sta producendo un overlord. Perché supply bloccato? Ok, sei incredibilmente in vantaggio. Ma queste cose qua, appunto perché tu non le hai fatte, ti ritrovi in una situazione leggermente svantaggiosa. Perché tornando appunto alla situazione utopica che ho descritto prima, attacchi con 18 zergling, tu arrivi qui, trovi una regina qua, ammazzi questi 6 zergling, sniper i laceri. Ok, tiri. Nel frattempo, mentre sei indietro, semplicemente, ovviamente produci anche qua subito una regina. Subito. Appena l'acero è finito, regina. Ok, ancora prima dei lanciaspore. Scusa, degli impalatori. Comunque, nel frattempo che tu ti sei portato in vantaggio, non ha senso produrre altri ling. Produci droni. Drona con tutte le larve che hai. Produci droni. Butti giù a quel punto lì i lanciaspore. Uno qui e uno qui. Ritorna indietro con i tuoi ling, perché il danno l'hai fatto, non ha senso andare su. Tu hai scoutato prima che c'è un impalatore qua. Quindi probabilmente non ha neanche senso. Forse puoi leggermente cercare di fare il boom della vittoria, ovvero buttargli giù anche la regina nella main. Però non te lo consiglio, appunto perché sicuramente lui avrà degli Zergling che stanno nascendo qui. Perché l'unica cosa che fa quando vede Zergling è fare anche lui degli Zergling. Ha l'impalatore e la regina, quindi probabilmente perderesti tutti i tuoi Zergling. Quindi semplicemente cosa fai? Tiri. Ok? Sei in vantaggio di una base, hai più droni di lui, perché in questo momento qua sei indietro addirittura nel numero di droni. Ok? Sfrutta il tuo vantaggio. Ok? Comunque, andiamo avanti. Continuiamo a vedere appunto le tue scelte in questa partita qua. E già te ne ho corrette un po'. Perché se tu riesci a capire questo tipo di atteggiamento qui, questo tipo, anche in questo caso qua, vedi, sei a una base, butti giù il Banneling Nest. E questa è una cosa estremamente positiva. Ma tutte queste cose qua le potresti fare due basi contro una. Ok? Ricordati Larva Inject. Ah, adesso, ragazzi, vi voglio fare, giusto per tutti, a questo punto lo faccio, soprattutto perché aiuta molto chi gioca a Zerg, ok? Andando nel menu opzioni e andando in hotkey, troverete questa bellissima interfaccia qua, ok? Voi andate su Global, Camera, che mi pare che anche in italiano ci sia, io ho il gioco in inglese, però non cambia assolutamente niente, e ci sarà questa cosa qui. Create location in inglese. In italiano non credo che cambi, insomma, c'è scritto crea località, credo, posto, non so, insomma, una cosa così. Comunque, alla fine l'ho trovata abbastanza semplice. Default è, se non sbaglio, Ctrl Shift F1,
Ok? Voi lo cambiate, queste quattro cose qua, in Shift F1, Shift F2, Shift F3, Shift F4, ok? Poi andate giù con il vostro bella rotellina del mouse e qua c'è scritto jump o salta tu, insomma, tu, la posizione, insomma, e mettete F1, F2, F3, F4. Che cosa fa questa cosa qua? Ve lo faccio subito vedere, dovrebbe far vedervi anche nel, replay. Ok, immaginate che voi dovete, appunto, per fare l'orb inject, saltare da una base all'altra. Ok, io sono sicuro che il 50%, anzi l'80% delle persone che mi stanno seguendo in questo momento qua, fanno questa cosa qua. Tac, fanno scorrere il mouse, tac, V. Ok, e invece imparate a fare una cosa di questo tipo qua. Voi prendete questa schermata qui, ok? Dove vedete il vostro Hatchery e la vostra regina. Fate Shift F1, ok? Poi andate qua, fate Shift F2, ok? Poi andate magari nella vostra terza, futura terza, mettete in posizione, fate Shift F3. Andate qua, nella vostra quarta, Shift F4, ok? Ora indovinate un po' che cosa faccio. Faccio F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4. Ta-da! Ok? Quindi che cosa fate semplicemente? Siete magari in un ingaggio, o comunque state macrando, normalmente, fate F1, box verde, vedete che anche la regina è qui, ok? Se voi fate il box verde, in questo caso qua vi seleziona la regina, ok? Vedete? Fate il box verde, V. Clic sull'Hatchery. F2, box verde, V sull'Hatchery. F3, box verde, V sull'Hatchery. F4, box verde, V sull'Hatchery. Ok? E continuate a saltare fra le locazioni. Io lo raccomando tantissimo per i giocatori Zerg, appunto per non mancare i vostri larva inject. Questa cosa qua. Spawn larva. Che vi dà la possibilità di avere 4 larve aggiuntive che fanno la differenza, ragazzi. E evitano anche che la vostra regina accumuli una quantità industriale di energia. Shift F1, Shift F2, Shift F3, Shift F4. Lo fate all'inizio della partita, ok? Mentre semplicemente durante, al posto di fare i cretini e fare così, e spammare la D, ok? Voi fate anche i cretini così come lo faccio io. Però poi sistemate la locazione. Shift F1, Shift F2, così poi tac 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 tac. Ok? Molto semplice. È incredibilmente efficace, ok? Comunque, un altro piccolo consiglio ve l'ho dato. Ora, scende giù il Benelin Nest, ok? Buono, perché comunque tu hai idea di quello che sta facendo, però il tuo layer, al posto di fare la seconda regina, che non ha assolutamente senso, usa quei 100 di gas in più che hai per fare il layer, ok? Ora parte l'attacco. Tu qua dovresti già avere degli Zerglings. Che cosa fai? Buono, sniperi la regina. Hai il vantaggio del numero. Uccidi tutti gli Zergling. Uccidi tutti gli Zergling. Perfetto. Droni. Droni. No. No. Ok. Hatchery. Ora, in questo caso qua, guardate. Stai sniperando un Hatchery. Ok. Sei in un vantaggio clamoroso. Shift F1. Larva inject. Shift F2. Qua dovresti fare la regina, larva inject. Oppure semplicemente controlli, guardi. Ah, sì, i miei Zergling, il mio Hatchery ancora sta producendo ancora larve, perché comunque ci vuole un po' per produrre larve. Perfetto, io ho tutti i miei Zergling sull'hotkey 1, control 1, faccio. Schiaccio due volte 1. Ok, in questo caso qua è successo un casino perché io ho fatto due volte 1. Comunque fate due volte 1. Tornate qua e controllate di nuovo gli Zergling. Poi aspetta, magari l'Hatchery principale sta per finire. Ok, Shift F1, tac, clic, V, Shift F2, è quasi finito magari. Ok, metti che siamo a tre basi, nello ZVZ è difficile, comunque metti che siamo a tre basi. Ah, questo qua non è ancora finito, perfetto. Due volte 1, boom, ritorniamo sugli Zergling e continuiamo a sniperare l'Hatchery. Ok, questo è multitasking, ragazzi. Lo so che è difficile, è incredibilmente difficile, soprattutto per gente che magari non è di Lega Master o comunque non è di Lega altissima, ok? Però utilizzate queste cose qua, sforzatevi di utilizzare le hotkey e appunto di creare le schermate, perché sono incredibilmente importanti, ok? Comunque procediamo di nuovo con la partita.
Guardate qua. Gli zergling, questi potevano essere già zergling veloci. Tu stai facendo del danno. Olè. Lui ti sta regalando due regine in questo momento qua. Uccidi le regine. Ok, ritirati. Ritirati, ritirati, ritirati. Ok. Pausa. Hai fatto un danno incredibile. Hai buttato giù un Arcery. Hai buttato giù due regine. Andiamo a vedere le unità perse. Dovrebbe essere L. Guarda. Lui ha perso 1150 risorse contro le tue semplicemente 400, che sono gli Zerling. Ok. Ora vediamo